Dicevamo 380 milioni di investimenti per Pozzuoli, un territorio da cui partire anche per il litorale Domizio. Credo di sì, c'è un impegno di lunghi anni nel territorio di Pozzuoli, a parte della Regione Campania, a cominciare dal Rione Terra che abbiamo finanziato per 70 milioni, per altri 50 milioni per il completamento, dai lavori nel porto di Pozzuoli. Siamo impegnati per ampliare e prolungare i moli, per garantire una possibilità di accoglienza per turisti e viaggiatori, e siamo impegnati nella viabilità, anche per ragioni di sicurezza, perché siamo qui nei Campi Flegrei. A proposito di bradisismo, dobbiamo garantire vie di fuga in caso di necessità e garantire servizi ospedalieri e di accoglienza al livello più alto possibile, quindi abbiamo anche riqualificato e aggiornato il piano per la sicurezza che già avevamo per Pozzuoli e per l'area flegrea. Oggi inauguriamo questi due tunnel, sono opere partite decenni fa. Mi devo dire sinceramente che è stato un calvario arrivare alla conclusione, perché abbiamo avuto anche discussioni con le imprese. Potete immaginare che dopo tanti anni ci sono tanti problemi da risolvere. Abbiamo avuto la tenacia, la forza per arrivare alla conclusione, completare quest'opera. Il sindaco vi ha già detto che bisogna realizzare altre due bretelle per completare il raccordo con la tangenziale. La Regione garantisce la manutenzione per tutto il 2024, quindi finanziamo la manutenzione che viene affidata alla tangenziale di Napoli. E per il resto ovviamente credo che siamo di fronte davvero ad una riqualificazione urbanistica straordinaria. Abbiamo finanziamenti e opere in corso per il potenziamento della Cumana, per il recupero della stazione di Baia. Attendiamo che si svegli il ministro Fitto, perché dobbiamo finanziare con altri 15 milioni di euro i moli e le banchine nel porto di Pozzuoli. La sensazione che ricavo io da questa giornata è di grande fiducia in un paese che ha difficoltà economiche, con una prospettiva davvero incerta per il 2024. La conclusione di un'opera come questa è un segno di speranza per noi e per l'Italia intera. Presidente, dopo che succede? Ovviamente dopo il 2024 poi sono costi, tra l'altro abbiamo sentito, anche abbastanza consistenti, quelli della manutenzione ordinaria e straordinaria. Che cosa succederà dopo? Succederà che passerà un guaio alla Regione Campania, perché gira e rigira dovremo caricarci gli oneri, i finanziamenti delle attività di manutenzione che affidiamo alla tangenziale. Mi pare del tutto ragionevole che questo sia fatto, perché non possiamo immaginare che sia il Comune di Pozzuoli a caricarsi la manutenzione di un'opera di questa valenza strategica per la Regione. Quando noi investiamo risorse, ovviamente, lo facciamo tenendo conto anche della capacità di realizzazione degli enti locali. A volte noi trasferiamo risorse che non vengono spese e questo poi determina problemi di altro tipo. Quando abbiamo amministrazioni che funzionano invece va bene anche il trasferimento di risorse. Ovviamente, Presidente, qui c'è un problema di fondo legato al rischio bradisismico. Il dottor Giulivo ha detto ieri sono state individuate tutte le criticità, ovviamente aspettiamo i soldi per poter mettere mano a queste criticità. Insomma, è una situazione non delicata, mettiamola così. Possiamo anche dire demenziale. È un anno e mezzo che noi ricordiamo al governo nazionale, quello di prima e quello di oggi, quello di prima per la verità per due mesi perché poi è andato in crisi, quello di oggi da un anno e mezzo, che se c'è un'area del paese nella quale noi dobbiamo accelerare il trasferimento di risorse per i fondi sviluppo e coesione è l'area flegrea, perché le uniche risorse per realizzare strade, adeguare la viabilità e le vie di fuga, le uniche risorse sono quelle. Ed è veramente un atto di irresponsabilità da parte del governo far finta di non sentire. Sapete che stiamo combattendo per svegliare dal sonno, molto interessato, il ministro per la coesione. Dovete sapere che questo governo ha già bruciato
4 miliardi di euro del fondo di perequazione per le infrastrutture, sono cose che i cittadini ovviamente non conoscono, c'era un fondo di 4 miliardi destinato al sud per adeguare le infrastrutture del sud, bene, sono rimasti 800 milioni di euro, è una cosa sconvolgente, il sud viene davvero calpestato da questo governo, poi c'è chi ha voglia di combattere e di resistere e c'è chi ha voglia di farsi calpestare, noi no. E quindi faremo una manifestazione anche con i sindaci prossimamente per rivendicare l'utilizzo di queste risorse che appartengono al sud, non al governo nazionale. Presidente, le due bretelle cosa mancano? Soldi. Sindaco, no, credo. No. Allora, con le bretelle abbiamo affidato a Tangenziale tramite un accordo di programma con la Regione Campania la progettazione, quindi finire la progettazione, dopodiché cominciare subito con i lavori. Quindi stiamo ultimando la progettazione, già hanno fatto i rilievi tangenziali, siamo prossimi a partire. Diciamo che manca un dettaglio, mancano 7 milioni di euro. E sapete che chi li caccerà, Certo, io volevo chiedere una cosa sulla sulla sovrintendenza, che improvvisamente noi siamo andati là, abbiamo cominciato a rifare il collare, ma la sovrintendenza dice ma chi gliel'ha dato il permesso a De Luca di sfondare? Ma De Luca in genere non firma i progetti, quindi non credo che abbia detto che ha dato il permesso a De Luca. Era una mia ironia. Era una sua illazione da malvivente, come al solito, per fare a muina. Però la sovrintendenza non è d'accordo. Non c'è assolutamente niente, perché i progettisti che hanno approvato il progetto hanno confermato che non c'era nessun vincolo di nessun tipo rispetto al collare. Quindi non mi pare che ci sia da fare molta ambuina. Ogni tanto quando si fa un'opera di trasformazione urbana c'è sempre qualcuno che fa un esposto. Capitato perfino a Castellammare, le vecchie terme devono essere demolite. Faremo una mostra fotografica su che cosa c'è oggi nelle vecchie terme. C'è da vergognarsi a immaginare soltanto di ritardare i lavori di un ospedale per un immobile che se ne sta cadendo a pezzi. E nel quale credo ci sia anche un po' di amianto da eliminare. Quindi noi andremo avanti con molto rispetto per tutti, siamo i più interessati alla tutela del paesaggio e dei beni storico-artistici, ma non siamo interessati alle scemenze, sinceramente, quel tempo da perdere non ne abbiamo. Presidente, lei ieri ha anche detto una cosa che ha colpito, insomma, tutte le attività culturali, stante questo blocco ancora degli FSC, rischiano di saltare tutte, cioè noi andiamo incontro al rischio che una regione, una città come Napoli e tutte le altre città che sono diventate insomma meta di grandi flussi turistici, di ritrovarci senza eventi culturali, senza le grandi manifestazioni che l'hanno caratterizzata negli ultimi anni, c'è questo rischio? È assolutamente presente questo rischio. Noi pubblichiamo, visto che lei mi sollecita, pubblichiamo sul sito della Regione l'elenco di tutte le imprese culturali, le associazioni, i teatri che sono finanziati dalla Regione con i fondi sviluppo e coesione. Un teatro, una iniziativa culturale ha bisogno di un anno per la sua programmazione. I contratti con gli artisti, con le compagnie teatrali si fanno un anno prima. Non si possono fare un mese prima, quindi il governo, il ministro Fitto stanno bloccando anche la programmazione culturale, parliamo di fondi destinati al San Carlo, al Trianon, al Mercadante, a decine di compagnie teatrali, a teatri in tutto il territorio regionale, un disastro. Allora di fronte a questo disastro non serve il dialogo, perché noi stiamo dialogando da un anno e mezzo. Serve la battaglia politica per chi la vuole fare e per chi non intende farsi calpestare da chi utilizza i fondi pubblici come se fossero risorse ereditate nella propria famiglia. Chiaro? Ci vota l'autonomia, a differenza, non si riesce a fermare questo disegno di legge, forse c'è un'opposizione non adeguata oggi al Senato. Probabilmente c'è anche un'opposizione non adeguata. Ma c'è soprattutto una maggioranza irresponsabile. Ci sono gruppi parlamentari meridionali che stanno tradendo il Sud. È chiaro, stanno tradendo il Sud. Allora, mentre De Luca ha ripetuto da sempre che per me gli interessi della Campania e la verità vengono prima delle bandiere di partito, ci sono i gruppi parlamentari, soprattutto della maggioranza di governo, che se ne infischiano dei territori.
e pensano a difendere le bandiere di partito. Allora ricordiamo ai nostri concittadini che significa l'autonomia differenziata, non solo il dato generale che spacchiamo l'Italia, ma significa che le regioni ricche avranno la possibilità di trattenersi i tributi nazionali. L'IVA che matura in un territorio regionale viene trattenuto in quel territorio. Significa che le regioni potranno fare contratti integrativi regionali per la sanità e per la scuola. Provate a immaginare una regione ricca che stabilisce per contratto regionale 2.000 euro al mese in più per i medici e gli infermieri. Significherebbe la fuga del personale sanitario al sud al nord. Ma come si fa a non capire che è una iniziativa, come dire, mortale per il Sud? Si dice nel decreto Calderoli che l'autonomia differenziata deve andare avanti senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. E come si fa la perequazione senza oneri aggiuntivi? È chiaro che significa teniamo in piedi la spesa storica, cioè chi aveva le risorse continua ad averle. Chi non le aveva continua ad essere penalizzato. Allora noi dobbiamo fare innanzitutto un'operazione verità, spiegare agli italiani che oggi il Sud è derubato nell'ambito del bilancio nazionale, altro che le palle che stanno raccontando. Il Sud non spende, sono i ministeri che non spendono. Nella denuncia che ho fatto al ministro Fitto c'è anche una sfida a un dibattito pubblico per verificare la spesa dei fondi europei. Ma il ministro Fitto va scappando e intanto il Sud è penalizzato. Allora faccio appello a voi, agli organi di informazione, perché si crei un movimento di opinione, perché qui davvero è in gioco il futuro dei nostri figli, non so come dirla questa cosa. Allora, noi dovremo combattere, noi siamo impegnati in questa battaglia, la faremo fino in fondo, ma è necessario che ci sia un grande movimento di opinione pubblica, di intellettualità, di amministratori locali, del mondo in informazione, perché è davvero che ci giochiamo l'unità d'Italia e il destino del Sud.